Ciao a tutti e ben ritrovati su DriveK. Questa è la Suzuki S-Cross e non è esattamente quello che mi sarei aspettato. Questa nuova Suzuki S-Cross non è cambiata meccanicamente rispetto a prima, ma esteticamente sì. Cambia infatti il frontale con forme più possenti e una griglia che dà carattere all'auto. I fari sono full LED di serie e garantiscono una buona visibilità di notte. I passaruota squadrati sottolineano la forza delle fiancate unendo muscolosità e dinamismo, ed il posteriore mostra fari a LED orizzontali uniti da una banda di colore nero. Il tettuccio in vetro, molto ampio, è bellissimo e di serie sull'allestimento top di gamma Starview. A proposito di allestimenti, li troverete tutti su drivekey.it. Troverete il listino completo e anche le offerte disponibili in questo momento. Cliccate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per scoprire di più. Passando agli interni, sembrano molto robusti al tatto, ma sono spartani. L'inserto davanti al passeggero è l'unica eccezione ad un abitacolo dominato da plastiche rigide. Sulla plancia troviamo poi lo schermo dell'infotainment con navigatore integrato. Il sistema ha tutte le funzioni più diffuse, radio, ovviamente anche digitale, e Bluetooth per il telefono. Dispone anche di Apple CarPlay e Android Auto Wireless, ma purtroppo non è particolarmente veloce nel prendere i comandi. Utile infine la telecamera a 360 gradi, che permette di visualizzare l'ambiente circostante in cerca di ostacoli. Sul fronte dello spazio a bordo, la S-Cross risulta accogliente anche per 5 persone. Lo spazio per i passeggeri è molto, sia davanti che dietro, mentre il bagagliaio offre 430 litri, organizzati su un ripiano a doppio fondo. Ma adesso è l'ora di andare su strada. Eccoci quindi al volante della nuova Suzuki S-Cross con motore 1.4, booster jet, ibrido di tipo mild, con però un'architettura 48 volt, quindi che permette di avere un pochettino più di spinta, un po' più di potenza da parte della parte elettrica, perché si arriva a 10 kW. Il motore è appunto un 1.4 da circa 130 cavalli e ha questi 10 kW aggiuntivi. In realtà non si vanno a sommare, a meno che poi in realtà non ci siano le condizioni necessarie di ricarica della batteria, dove allora si arriva alla potenza di picco di 10 kW, ma più che altro è un supporto che viene dato da questo motore elettrico appunto al motore termico per poter garantire minori livelli di emissione, come succede di solito appunto sulle mild hybrid. In questo caso quindi non avremo a disposizione la marcia solo in elettrico, perché avremo sempre comunque il motore termico acceso, tra l'altro motore termico che fa pochissimo rumore, soprattutto pochissime vibrazioni, che è poi la parte fondamentale quando magari si viaggia in città e appunto non si vuole avere il classico rumore di sottofondo oppure ancora la vibrazione, né nel momento in cui il motore è acceso né nel momento in cui abbiamo le riaccensioni dello start and stop. Questo perché appunto il motore elettrico va a supportare il motore termico e lo va anche a riaccendere tutte le volte che è necessario, e poi oltretutto questo motore elettrico va a recuperare energia nelle decelerazioni. Come? Beh, dandomi la possibilità di recuperare parte dell'energia immagazzinata dal veicolo sotto forma di energia cinetica e proprio la trasforma in energia elettrica. Questo funzionamento è sottolineato da una spia di colore bianco che si accende sulla strumentazione, quindi quando vado a rilasciare il gas si accende, qui mi fa capire che sta utilizzando il motore elettrico come generatore, quindi sta recuperando energia proprio da immagazzinare nella batteria agli ioni di litio. Nel complesso questa vettura ha un motore che è molto buono per quel che riguarda lo sprint, perché effettivamente avendo poco peso da trasportare, anche avendo un 1.4 turbo da 130 cavalli, comunque abbiamo tanta spinta. Vado adesso 100% sul gas e il motore comincia a tirare, la velocità sale in maniera importante, e devo dire che è anche piacevole da guidare quest'auto, perché effettivamente hai questa sensazione di leggerezza data dalle sospensioni, che non devono fare un lavoro extra per dover contenere tutte le masse, ma ti permette di avere un'ottima sensazione di galleggiamento sulla strada, e questa devo dire che è una cosa che ho sempre apprezzato sulle Suzuki, non solo di questa categoria ma anche delle categorie diciamo inferiori, mettiamola così, quindi la Swift, la Ignis, insomma più che altro vetture appunto da città. Qui abbiamo una sensazione che la riprende in toto, e questo è un pregio, ma per certi aspetti potrebbe anche essere un difetto. Poi ci arriviamo e vi racconterò anche che cosa intendevo dire all'inizio quando vi dicevo che appunto non è esattamente quello che mi aspettavo questa S-Cross. Un altro elemento fondamentale delle Suzuki che l'hanno resa celeberrima tra le automobili di oggi e non solo, ma anche del passato, è la trazione integrale. In questo caso non manca sull'S-Cross, su questo esemplare l'abbiamo. Si chiama sempre All Grip, i funzionamenti sono diversi all'interno della gamma Suzuki a seconda della tecnologia utilizzata. In questo caso per tecnologia mi riferisco principalmente alla frizione che viene posizionata tra l'asse anteriore e posteriore per gestire al meglio la coppia. Questo può essere fatto in maniera automatica, schiaccio il tasto qui sul selettore, a questo punto la vettura in automatico capisce quando e se
inviare la coppia dall'anteriore al posteriore, oppure ancora posso andare a impostare in sport tutto il sistema. A questo punto l'automatico e anche il motore vanno a darmi la massima potenza disponibile e mi danno la massima spinta, vanno a modificare alcuni parametri anche della trazione integrale, privilegiando appunto la trazione e mantenendola sempre più appunto incline alle prestazioni e meno magari al risparmio di carburante, ma posso ancora andare a modificare, mettere in snow a questo punto su fondi a bassa aderenza o al massimo della trazione, o ancora posso anche andare a schiacciare il tasto lock e così la vettura va a bloccare la frizione per darmi il massimo della trazione, o meglio per darmi la trazione divisa 50 davanti e 50 dietro, quindi come se avesse appunto un differenziale autobloccante alla vecchia maniera con la leva. A questo punto invece abbiamo semplicemente un tasto da schiacciare, funziona indicativamente fino a 60-70 orari, poi automaticamente cambia il settaggio per evitare danni alla trasmissione una volta che magari si è su strada e ci si dimentica di toglierlo. A questo punto comunque posso tranquillamente andare in modalità automatica e lasciare che gestisca tutta la vettura. Ci mettiamo in autostrada, vado ad attivare il sistema di avviso involontario della corsia tramite il tasto sulla sinistra del volante. Tra l'altro, ecco, anche molto utile il fatto di avere un sistema di disattivazione subito qua, e l'ho mantenuto disattivato perché nel mio utilizzo quotidiano in effetti era un po' invasivo. Posso comunque andare in questa situazione a impostare anche il mantenimento attivo della corsia, e a questo punto guardate, se mi avvicino troppo vedete che il volante va proprio a sterzare e rimettermi in corsia. Non è un centraggio vero e proprio della corsia, quindi non è una guida semiautonoma di livello 2, diciamo avanzata secondo lo standard che siamo abituati ormai a vedere su tante altre auto. In questo caso quindi è semplicemente appunto un aiuto al mantenimento della corsia. Vedete, se non metto la freccia la vettura mi mantiene al centro la stessa, poi se vado a cambiare corsia ovviamente non fa alcunché, non mi oppone nessun tipo di resistenza. In questi giorni mi sono trovato anche a utilizzare il sistema di cruise control adattivo in movimento, funziona benissimo, molto morbido anche nel gestire la velocità ed è estremamente comodo nei lunghi viaggi. In coda invece ha mostrato un difetto di taratura, di diverso settaggio da parte del produttore, che onestamente trovo troppo diverso rispetto agli altri, anche scomodo e per certi versi quasi addirittura pericoloso, e mi spiego meglio. Mi sono trovato in una coda, il sistema ha la funzione stop and go, quindi rallenta fino al completo stop e poi riparte. In quel caso, una volta che poi la vettura arriva allo stop completo, richiede tramite il display a bordo di applicare una forza frenante per mantenere la vettura statica, cosa che di solito invece non viene fatto, ma è la vettura in automatico che frena del tutto, poi quando la colonna davanti a me riparte, a quel punto o al massimo devo schiacciare un tasto oppure ripremere sull'acceleratore per farlo muovere, ma al freno ci pensa sempre comunque lei, anche perché se per qualsiasi motivo non mi accorgessi dell'avviso davanti a me, a quel punto la vettura comincerebbe a muoversi come fanno tutti i cambi automatici nel momento in cui si va a rilasciare l'acceleratore, proprio al minimo la vettura comincia a muoversi. E questa mattina mi sono trovato proprio a dover gestire una situazione del genere, mi ha colto quasi di sorpresa e per fortuna appunto ero attento su quello che stava succedendo e ho poi frenato di mia iniziativa. Questo sicuramente secondo me andrebbe rivisto e portato un po' allo standard proposto da altri produttori, che effettivamente offrono qualche cosa di più comodo e di più pratico. Arriviamo a questo punto ai consumi: 10-11 km con un litro, mentre in autostrada si sta sui 13,5-14 km con un litro, mentre in strada statale siamo tranquillamente sui 17 km litro. Una buona efficienza data anche dal fatto e soprattutto dal fatto che l'automobile è molto leggera, come dicevamo, perché pesa intorno ai 1280-1300 kg. Per un'automobile di questa stazza, di questa categoria, è veramente un ottimo risultato. Vi ricordo che il consumo urbano è stato registrato a Genova, quindi sali scendi frequenti e traffico intenso. Sicuramente in una situazione più agevole il risultato in città migliora. Questi sono i risultati che ho avuto io nel mio utilizzo quotidiano. Arriviamo poi all'aspetto comfort. Le sospensioni assorbono bene gli avvallamenti, meno le sconnessioni, e soprattutto il problema principale secondo me è l'isolamento acustico, perché da 100 all'ora in su subentra troppo rumore in abitacolo dall'ambiente circostante, e questo porta nei lunghi viaggi a non avere il comfort che ti aspetti da un'automobile di questa categoria. Arriviamo a questo punto alle conclusioni, e in apertura vi ho detto che questa vettura non è esattamente quello che mi sarei aspettato. E perché ho detto così? Beh, perché in realtà mi sarei aspettato una vettura ancora più confortevole, una vettura che non ha delle velleità sportive, diciamo così, e quindi avrei voluto vedere un'automobile inattaccabile dal punto di vista proprio del comfort, sia per quel che riguarda l'isolamento acustico, questa
automobile in questa categoria viene usata dalle famiglie, dalle persone per poter anche viaggiare. Chi acquista un'auto di questo tipo lo fa principalmente poi per poterla utilizzare come auto, prima auto da famiglia, quindi la utilizza nei viaggi per tante situazioni diverse, e avrei voluto vedere, appunto, anzi sentire un'automobile isolata acusticamente in maniera migliore. Le sospensioni le avrei voluto vedere più morbide, quindi sono rimasto un po' spiazzato dall'impostazione di quest'auto. Al di là della tecnologia a bordo, che per qualcuno potrebbe essere più che sufficiente ed in effetti poi lo è, per quel che riguarda gli ADAS invece ci sarebbe da fare qualche considerazione in più, e anche qui avrei voluto vedere un salto in avanti ancora maggiore rispetto a ciò che siamo abituati proprio dal produttore giapponese, a ciò che abbiamo visto nel corso degli anni passati, quindi una guida semi-autonoma di livello 2 un pochettino più avanzata al pari appunto delle concorrenti. L'auto di per sé poi nell'utilizzo quotidiano si guida bene, e questo è assolutamente fuori discussione quando parliamo di Suzuki, un brand che ha un'esperienza ultracentennale, quindi da questo punto di vista non mi aspettavo niente di meno. È un'automobile molto spaziosa, come dicevo, e soprattutto è anche un'auto che ha a disposizione la trazione integrale. Trazione integrale che intorno a questa fascia di prezzo non troviamo più di tanto, e effettivamente trovarla rende questa vettura molto interessante per tutti coloro che ne avranno necessità durante l'anno in tante situazioni diverse, magari per lavoro oppure semplicemente per raggiungere magari la casa, che non è propriamente in una situazione facilmente agevole, ecco, mettiamola così. Questo sicuramente la porterà sul primo piano di scelta, però è anche vero che quando parliamo di questa vettura e del suo prezzo, in questo caso siamo intorno ai 33.700 euro, si apre una platea potenziale di alternative che in effetti sono un po' più moderne dal punto di vista del design e su alcune funzionalità riescono meglio, e anche sul comfort. Quindi poi su DriveKey troverete tutte le informazioni necessarie al listino, le potrete paragonare, vedere quali sono quelle con il 4x4 e quali sono quelle che invece hanno due ruote motrici. Possono andare bene sia una o l'altra a seconda delle proprie esigenze, ma poi se ci continuate a seguire sul nostro canale troverete ovviamente tutte le altre recensioni che pubblicheremo prossimamente su vetture di questa categoria, e ovviamente troverete anche quelle che abbiamo poi pubblicato nel corso del tempo su automobili che abbiamo già testato nel corso dei mesi e anni precedenti. A questo punto non mi resta altro che chiedervi che cosa ne pensate di questa vettura. Preferite auto appunto così più spartane, più senza fronzoli, mettiamola così, oppure vetture un pochettino più moderne, più complesse anche per molti aspetti, ma appunto più al passo con i tempi? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su DriveKey. Ciao a tutti!